La iena perciò ha un morso terribile, un morso fortissimo con quale riesce a spezzare le ossa. C'è un altro animale, un altro predatore africano che si affida alla potenza del morso, anzi è uno dei suoi punti di forza. Pensate che ha una potenza pari a 1 tonnellata per centimetro quadrato. Ecco, in questo momento mi trovo al Kangu Wildlife Ranch e sono vicino a Offshore, e qui c'è la possibilità, avrò la possibilità di vivere un'esperienza unica che non vorrei mai, mai vivere in natura. Vincenzo sta per infilarsi in una situazione che, se si presentasse nell'acqua limacciosa e torbida di un fiume africano, non gli lascerebbe nessuna possibilità di sopravvivenza. Stanno girando intorno 3 coccodrilli e ce n'è uno veramente enorme. Devo dire che è un'emozione incredibile vederlo da così vicino in acqua. Da qui mi rendo conto benissimo di come stanno i coccodrilli in acqua. Loro sono completamente immersi e tengono fuori soltanto un pezzettino di testa, gli occhi e le narici. Adesso questa è una piscina assolutamente limpida e posso vedere molto bene gli animali, ma immaginateveli nell'acqua torbida di una palude africana con tutta la vegetazione intorno. Ecco, gli animali spariscono completamente alla vista, ma sono lì che aspettano. Qua ce n'è uno che forse vuole venirmi a trovare. No, dai. Ecco, in questo momento ho una visuale perfetta di come potrebbe apparirmi un coccodrillo se mi trovassi, che ne so, nello Zambezi a farmi una nuotatina. L'apparente lentezza e immobilità di questo grande predatore è uno degli inganni più pericolosi in cui si possa cadere nei fiumi dell'Africa. Fino a 1000 chili distribuiti su 6 metri, pronti a concentrare la potenza della massa in un morso fulmineo. I coccodrilli hanno una forza straordinaria. Abbiamo detto 1 tonnellata per centimetro quadro la forza del morso, ma anche la velocità è straordinaria. Se vedono una preda in acqua, riescono a fare degli scatti di 4 metri al secondo. Ve li immaginate 4 metri al secondo? Sono una cosa incredibile. La potenza... Ok, mi sposto un po' di qua. Mi sta guardando dritto negli occhi. E questa forza gli viene data dalla coda. La coda così grossa è una massa di muscoli incredibile che dà una propulsione straordinaria in avanti. Riescono addirittura a saltare fuori dall'acqua. Allora, tutti questi dati sono belli e interessanti, però forse dovremo provare a vederli in azione. Alcuni bocconi di carne vengono gettati nella vasca. Inizialmente sembra senza risultato, ma fate attenzione. Lo scatto delle mandibole è durato una frazione di secondo. I coccodrilli diventano subito più attivi. Devo dire che ha un bel sorriso, eh? Mamma mia. Sì. In questo momento mi sento, come dire, circondato. Il morso è importante per i coccodrilli perché loro, quando catturano una preda, la addentano. Scattano fuori dall'acqua e la prendono.
Il morso la immobilizza e loro la trascinano in acqua. Non uccidono le prede con il morso, ma serve soltanto per bloccarla e non lasciarla più. Poi la portano sott'acqua. La portano sott'acqua e la affogano. A quel punto la devono smembrare in qualche modo, perché i coccodrilli non possono masticare, e quello che fanno è addentare un blocco di carne e girare su se stessi. In questo modo riescono a ingoiare dei grossi pezzi di carne che non ingoiano sott'acqua, ma ingoiano fuori dall'acqua, perché sennò annegherebbero. Si vedono perfettamente i denti nuovi e i denti vecchi, quelli che stanno per cambiare. I coccodrilli non hanno bisogno del dentista, cambiano i denti ogni volta che si... I denti, insomma, sono uno strumento per cacciare, per catturare, spesso si rompono, per cui li rimettono nuovi. Ecco, questo ha praticamente il muso dentro e io mi metto dall'altra parte. Se capita, anche i coccodrilli come le iene mangiano carogne. Certo, non sono specializzati come le iene. Alle iene basta annusare l'aria per percepire la presenza di una carogna da qualche parte, però le iene utilizzano anche un altro sistema. A loro certe volte basta guardare in aria. Avvoltoni. Quasi 3 metri di apertura alare. Il dominio dei venti e delle correnti ascensionali. Alcuni gli riconoscono qualità divine, addirittura poteri di chiaroveggenza. Altri, la maggioranza, li considerano portatori di sventure. Per le iene sono semplicemente un gran buon segno, che vuol dire là sotto c'è qualcosa da mangiare. Certo, così da vicino non mi aspettavo di vederli. Ma almeno posso apprezzare le dimensioni di questi animali. Sì, va bene, mi posso avvicinare così tanto perché non sono in natura, naturalmente. Mi trovo in un centro di recupero rapaci e in questo posto si recuperano gli avvoltoi del capo, che sono animali veramente molto rari, ma guardate quanto sono belli, non è vero che sono brutti. Certo, hanno questa testa calva, questa testa senza piume, ma è una cosa funzionale per gli avvoltoi, perché loro mangiano carogne, per cui si infilano con la testa e col becco dentro nella carogna e si sporcano. Per cui avere delle penne che si sporcano tanto non è funzionale. Mentre così invece va bene. Quando hanno finito di mangiare poi si lavano, cercano una pozza d'acqua, un fiume, qualsiasi cosa, si lavano bene. Sono animali puliti e riescono a pesare fino a 11 kg e hanno una bella apertura alare, più di 2 metri di lunghezza. Un'altra caratteristica degli avvoltoi è il becco. Con questo becco così forte e adunco riescono a strappare la carne e mangiano tutto. Mangiano ossa, mangiano pelle e digeriscono tutto, naturalmente. Mentre volteggiano sulla prateria, questi grandi rapaci si tengono d'occhio l'uno con l'altro. Se un avvoltoio inizia a scendere, un altro subito lo imita e così via, come se fosse un segnale. Il loro numero è in rapida diminuzione, eppure gli avvoltoi svolgono un ruolo ecologico molto importante nella pulizia delle carcasse sugli altopiani erbosi africani, evitando che diventino veicoli di malattie e pericolosi focolai di epidemie. Una funzione svolta perfettamente anche dalla signora della notte che Vincenzo sta cercando. Cari, la responsabile del programma, perché hai portato tutte queste frasche? Questo è materiale per costruirsi il nido. Come puoi vedere qui, stanno costruendo il nido. E se ne do uno a lei, può usarlo. Eh già. Per cui ogni coppietta ha... Guardate cosa c'ho qui ai miei piedi. Mi si è avvicinato lui. Questo è? Vuoi dargliene una? Questo. Ecco, questo deve essere Perry, che è quello più domestico, diciamo così. E anche lui ha bisogno dei suoi rametti. Qui ogni coppia si costruisce il nido, per cui questi rami servono proprio come materiale da costruzione. Eccolo qua. È vero che sono in pericolo di estinzione questi animali? Sì, e specialmente gli avvoltoi del capo, questa specie qui di avvoltoi, sono a forte rischio di estinzione.
Ecco, bravo, mi ha difeso. Al momento sono classificabili come vulnerabili. Ce ne sono solo 2.900 nel mondo. Quali sono le minacce? Perché si stanno scomparendo questi animali? Ci sono molteplici cause. Le linee di alta tensione, per esempio. La prima causa di morte di questi uccelli sono le scariche elettriche. Dato che sono piuttosto pesanti, si accovacciano sulle linee elettriche, facendo così toccare i due fili, rimanendo folgoranti. Altre volte vanno a sbattere contro i fili e si rompono le ali o le zampe e non possono più volare. Un'altra minaccia per la loro sopravvivenza è l'avvelenamento. Nelle campagne la gente ricorre spesso ai bocconi avvelenati per eliminare animali dannosi, come gli sciacalli, le iene. Mettono del veleno dentro le carcasse che lasciano nelle campagne. Gli avvoltoi, che hanno una vista incredibile, sono i primi a trovare le carcasse. Se ne nutrono e muoiono. La cosa grave è che con una sola carcassa si uccidono fino a 50 avvoltoi. Ma stamattina gli avvoltoi del capo non pensano a queste cose tristi. Hanno voglia di giocare con i piedi della troupe e di Vincenzo. The traps. Sono baci. Poi hanno una forza nel becco pazzesca. Dai! Scusa. Tieni questo. To, vai. Sono nuove. Vai via. Cari, ma è vero che hai volato con gli avvoltoi? Sì, l'ho fatto. È stata l'esperienza più incredibile della mia vita. Sono stata invitata da un amico a volare con loro e, dato che normalmente interagisco con loro a terra, ho avuto una percezione completamente diversa quando si sta lassù con loro piuttosto che sulla terra. Non avevo mai volato prima. Ho il terrore. Mi vengono le vertigini. Ci vuole una certa incoscienza a buttarsi da una montagna, ma dal momento che spiccammo il volo, con gli uccelli che ci circondavano, fu meraviglioso. È molto difficile trovare le parole per esprimere ciò che ho provato. Ma è stato un momento di grande pace e spiritualità. Ti senti libera, non c'è alcun rumore. Hai questi uccelli che ti volano vicino. Senti solo il vento mentre voli. E guardando in basso, ti guardano e tu li osservi per imparare come fanno. È fantastico. Una nuova prospettiva per capire come vivono, come sopravvivono. È stata l'esperienza più indimenticabile della mia vita. Avere una prospettiva dall'alto della savana è qualcosa che Vincenzo non vuole perdersi. Salire in quota, perché gli avvoltoi lo stregano.
impiegano tanta energia per alzarsi in volo. Sì, i primi metri la fanno volando, ma poi aspettano le termiche, le correnti di aria calda che salgono dal terreno, per cui loro, volando in circolo, piano piano arrivano in quota. Arrivati in quota, poi si mettono a guardare giù.